Un'anziana di 76 anni è stata uccisa a pugnalate con un coltello a serramanico nella sua abitazione in via Tavernelle a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. L'omicida è la nipote di 16 anni che avrebbe già confessato il delitto. Il dramma, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, potrebbe essere maturato nel contesto di una lite familiare. La vittima, colpita alla schiena e deceduta per le ferite riportate, è Ermenegilda Candreva, 76enne, conosciuta in paese come Gilda. Anche la nipote, studentessa 16enne, avrebbe riportato ferite ad un braccio ed è stata medicata all'ospedale di Eboli e poi trasferita al carcere dei minori di Salerno. La giovane avrebbe riferito ai carabinieri di essere stata colpita per prima. La ragazza non viveva con la nonna. Secondo alcune testimonianze, dopo il delitto sarebbe uscita dall'abitazione sotto shock e si sarebbe seduta in strada piangendo con gli abiti sporchi di sangue. Ai carabinieri avrebbe ammesso le proprie responsabilità, e cioè di aver ferito a morte la nonna in preda alla disperazione. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della donna, 76enne.